Qui siamo in un angolo del santuario che è estremamente bello. Questo è l'angolo per me, personalmente, più bello del santuario, perché è una parete stalattitica che è venuta fuori con l'opera continua del gocciolio delle acque che stanno da sopra. Che hanno creato questa parete meravigliosa. L'hanno modellata. Hanno modellato esattamente questa parte del santuario e credo di non sbagliare se dico che il primo rettore del santuario, Don Luigi Giugni Candia, quando parla di quest'acqua che scende nella grotta, fa proprio riferimento alla contemplazione di questa parete, oltre alle tre aperture. Perché la particolarità di quella novena, che per giunta fu indulgenziata da Papa San Pio X e i fedeli dovevano recitarla per ottenere il dono della pace, è una novena che, diciamo, racchiude anche la storia del santuario, ne spiega la tipologia, le tre aperture, l'acqua che continuamente insiste qui sulla grotta, nella grotta. E lungo il corso dei secoli si è formata questa meravigliosa parete che sembra essere nella parte superiore una piccola foresta di alberi, sì. Mentre nella parte inferiore, proprio lì che c'è una forma proprio di alberi, sì. Mentre nella parte inferiore quasi una cascata.